benedetto sia il tuo santo nome, Signore. Signore, noi ti ringraziamo e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore ancora una volta di questa grazia che tu ci concedi di essere qui davanti alla tua presenza. Signore, siamo venuti per lodare e glorificare il tuo nome, siamo venuti per ringraziarti perché tu hai fatto cose meravigliose per ognuno di noi. Benedicici ad ogni benedizione spirituale, quello che ti chiediamo in questi ultimi tempi. Dacci grazia, Signore, vuoi tu illuminare la nostra mente e il nostro cuore, perché tu lo sai, abbiamo un desiderio di fare la tua santa e divina volontà. Padre Celeste, sicuro della tua benedizione, Signore, noi apriamo questo culto nel nome di Cristo Gesù, l'unico Salvatore che è benedetto in eterno. Gloria a Dio, vogliamo cantare il cantico 540.
nostro desiderio, fratelli, è quello di vedere peccatori salvati all'antica. Oggi ci sono peccatori salvati moderni. Fratelli, non c'è un cambiamento, non c'è una nuova nascita, non c'è una trasformazione. Salvati moderni, gloria a Dio. Ma quando una volta Gesù salvava le persone, quei salvati all'antichi, fratelli, la loro vita cambiava, trasformava. Ora tutto sta cambiando, pure il culto sta cambiando. Stavo dicendo, parlavo con mia madre mentre venivo in chiesa, gloria a Dio, come tante abitudini pagane li stiamo portando nel culto. Tante abitudini pagane li vediamo fuori e li portiamo nel culto, fratelli. Una volta, fratelli, parlo di tante, tanti anni fa, quando moriva qualcuno, gli si faceva il funerale, un modo di evangelizzare. Se era salvato era con Dio, se non era salvato c'era l'eternità lontano da Dio. Gloria a Dio. E solo Dio conosce i salvati. Ma piano piano, fratello, abbiamo visto come le abitudini del mondo le abbiamo portate nella Chiesa. I politici, fratelli, hanno preso d'assalto il pulpito, che dovrebbe servire soltanto per portare la parola di Dio. Eppure vediamo i politici che passano avanti e fanno il loro discorso. Ma per quale motivo un politico deve salire su un pulpito, fratelli? Mi ricordo il fratello La Paglia, La Paglia, io l'ho sentito credo 40 anni fa, quando ha parlato del pulpito della cattedra di Dio, un vecchio di 95 anni, lucido di mente, ripieno di potenza di Spirito Santo. Lucido di mente, l'ho sentito predicare qui a Galate, fratelli, quale benedizione quel giorno. E lui diceva questo qua: avete mai visto uno studente salire sulla cattedra e il professore seduto al posto suo? 50 anni fa. Arriverà il tempo. Arriverà il tempo che succederà questo. Oh, è successo, era una profezia. I pagani vediamo che quando muore qualcuno, i parenti, i nipoti, salgono sul pulpito, tutto con la letterina, e ci leggono la letterina al nonno, alla nonna. Ma la nonna e il nonno non sente più. Il nonno non sente le parole della letterina. E se tu avevi delle parole belle per dire al nonno o alla nonna, perché non andava quando era viva e esprimevi il tuo desiderio che avevi per tua nonna? I pagani fanno questo, ora lo facciamo pure noi. Ora lo facciamo pure noi, vero? E più avanti andiamo, più novità ci saranno. E scritturali, gloria a Dio in eterno. C'era un culto all'antica, pieno di fuoco ed amore, dove gente all'antica camminava in timore. Ho dovuto combattere, fratello, ho dovuto combattere, penso che non ho vinto, con un'anima, fratelli, che mi diceva come bisognava fare la preghiera dello Spirito Santo. Fratelli, quando preghiamo per lo Spirito Santo non dobbiamo fare richieste, non dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare quello. Dobbiamo pregare soltanto per il battesimo nello Spirito Santo. Fratelli, quando l'Apostolo Pietro entrò in casa di Cornelio, quando è stato che Pietro ha portato un messaggio sullo Spirito Santo? Dice che l'Apostolo Pietro stava parlando di Cristo, Gesù.
stava parlando dell'opera di Gesù. E mentre l'apostolo Paolo, Pietro, in casa di Cornelio, stava parlando di Cristo Gesù, dell'opera di Cristo Gesù, e quel messaggio ripieno di Spirito Santo toccava i cuori di Cornelio con la famiglia e con tutti i servi, dice la scrittura che lo Spirito Santo scese e tutti furono battezzati senza che nessuno l'abbia richiesto. Un culto all'antica. Questo è un culto all'antica. Gloria a Dio, il Signore mi ha dato la gioia di poter vedere anime battezzate nello Spirito Santo mentre c'era la predicazione. Anime battezzate con lo Spirito Santo innalzando una preghiera di chiusura, di ringraziamento, fratelli che non hanno potuto portare a termine perché il Signore l'ha battezzato con lo Spirito Santo, ma non lo stavano chiedendo, stavano facendo una preghiera di chiusura. Un culto all'antica, un culto all'antica, un culto all'antica era quando i fratelli perseguitati sono andati in silenzio in una casa di campagna, non una casa, una stalla era, una casa di campagna, fratelli, serviva soltanto per prepararsi quando piovevo per tenere qualche mucca lì dentro. E lì hanno tolto la mucca, fratelli, hanno fatto un culto clandestino perché erano perseguitati. Hanno avvertito i carabinieri che c'era un culto e i carabinieri si sono impostati. Non so se sapete questa testimonianza. I carabinieri, quando sono arrivati, si sono messi a distante, sapevano che si radunavano lì. Arrivano i primi credenti e contavano 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Dice: impossibile che ci sono queste persone in quella casa. Ci sarà qualche sotterraneo, qualcosa. 60, 70. E allora dice: andiamo. E quando hanno aperto la porta, sono caduti in ginocchio. C'era la chiesa che adorava Dio, che stava pregando Dio sotto l'unzione dello Spirito Santo. Sono caduti in ginocchio. Lo vedremo un culto all'antica? Lo vedremo un culto all'antica, fratelli? Non lo so. Lo desideriamo, vero? Ma non lo so se lo vedremo più un culto all'antica. Vogliamo pregare per tutti gli ammalati, vogliamo pregare per tutti quelli che ci stanno seguendo. Tanti sono ammalati, tanti chiedono preghiere. Vogliamo dire: Signore, benedicili, consola il loro cuore, dacci quello che ti stanno chiedendo. E vogliamo pregare per tutte le richieste che abbiamo presentato da tanto tempo. Vogliamo dire: Signore, appoggia la tua mano onnipotente. Vogliamo cantare il cantico 309. Prima di andare in preghiera, ci sono posti qua. Ci sono anime nuove, preghiamo per loro. Gloria a Dio. Cantico 309.
intelligenza. Dobbiamo chiedere la guida e l'unzione dello Spirito Santo per questo culto. Non facciamo preghiere lunghe, fratello. Possiamo pregare più di uno, più di due, ma vogliamo chiedere a Dio che ci possa donare un culto all'antica. Benedetto sia il tuo santo nome. Benedetto il tuo santo nome. Preparici per il tuo ritorno, preparici per il tuo ritorno, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria, Signore, noi sappiamo che tu non hai finito di salvare, Signore, neanche di consolare, neanche di guarire, Signore. E ti vogliamo presentare tutti i nostri fratelli e sorelle, Signore, che in questo momento stanno combattendo con delle malattie incurabili. Incurabile per i medici, oh Signore, ma non per te, Padre. E noi ti preghiamo, Padre, nel nome di Cristo e per i meriti di Cristo, vai a visitarlo, Signore, vai a benedirli, di una parola, Signore, e siamo certi che i nostri fratelli riceveranno quello che il loro cuore desiderano. Signore, fai che possiamo sentire buone notizie, te lo chiediamo nel nome e per i meriti di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Amen, il Signore sia lodato. Adesso siamo nelle testimonianze, fratelli. Vogliamo ringraziare a Dio con tutto il nostro cuore. Gloria a Gesù. Voglio ringraziare il Signore che sono nella sua casa, lo voglio ringraziare veramente con tutto il cuore. Voglio leggere il Salmo 90, da versetto 8. Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni vaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per più i più forti a 80 anni, e quelli che ne le vogliono nonché travagliano vanità. Perché passa presto e non c'è, voliamo via. Veramente voglio ringraziare il Signore che i miei anni fanno di più. Sono 97 anni. Ringrazio il Signore che mi dà forza fino alla fine, che lo posso lodare e glorificare tutti i giorni della mia vita. Perché so un canto, nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore. Ma io so che pur domani mi vedrà il buon Gesù. Amen. Lo voglio lodare e glorificare con tutto il cuore, che mi dà forza, Signore, sino alla fine. Dio ce l'ho dato. Amen. Volete aprire la parola di Dio in Ebrei, capitolo 12? Quanti messaggi su questo passo di scrittura. Gloria a Dio. Tempo fa abbiamo parlato, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Un'altra volta abbiamo predicato per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, ma si è seduto alla destra del trono del Padre. Gloria a Dio. Ebrei 12. Vogliamo leggere i primi due versi? E dice così la scrittura: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, che per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio.
gloria a Dio. Dice il verso 3, lo leggiamo: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Basta fino a qua, accomodatevi. Gloria a Gesù. Non ci vogliamo stancare perdendoci d'animo. Gloria a Dio in eterno. Cristo Gesù ha vinto, fratelli, e si è seduto alla destra del Padre, alla destra di Dio. E Gesù ha promesso che tutti quelli che vinceranno si sederanno sul suo trono. Cercherò di parlare più calmo stamattina, cioè più lento. Abbiamo un fratello sordomuto fuori e c'è anche l'interprete che fa i segni. E vogliamo pregare anche per lui affinché il Signore lo possa benedire, che non possa avere bisogno di colui che fa i segni, perché il nostro Dio è potente da fare questo. Fissando lo sguardo su Gesù. Questa mattina vogliamo parlare di questo. Quante volte abbiamo letto questo passo? Quante volte è stato il verso delle nostre testimonianze? Tante volte ha consolato il nostro cuore? È stato il soggetto delle nostre predicazioni, fratelli? E quanti incoraggiamenti ha dato all'anima nostra questo passo di scrittura? Gloria a Dio. Fissando lo sguardo su Gesù. Mi è venuto in mente di questo passo, io ho cercato di sviluppare questo insegnamento, perché mentre stavo leggendo la Bibbia, stavo pregando il Signore, mi è venuto in mente un episodio che potevo sapere anche il giorno, fratelli, ma non ha importanza. Ma oltre 45 anni fa, non ero sposato. Siamo andati a salutare un fratello che stava partendo per gli Stati Uniti. E quando eravamo lì sul porto a Messina, lui a un certo punto salì sul ponte della nave. C'è stato un momento che l'abbiamo localizzato, perché non era lui solo, era pieno quel ponte, fratelli. E fino a quando noi guardavamo a lui, noi lo vedevamo. Tutti salutavano da quel ponte con i fazzoletti, tutti dalla panchina con i fazzoletti. Ma bastava un attimo, fratelli, guardare oltre e poi lo perdeva di vista. Fissando lo sguardo su Gesù, molte volte prendiamo alla leggera alcune passi della parola di Dio. Ma basta, fratelli, perdere di vista un attimo Cristo Gesù, che forse ci vorranno giorni e anni per ritrovarlo. La Bibbia dice che l'hanno perso di vista Giuseppe e Maria, l'hanno trovato dopo 3 giorni. E conosco tanti credenti, fratelli, tanti fratelli, sorelle, che l'hanno perso di vista, e sono anni che ancora non l'hanno ritrovato. Signore, dacci grazia, gloria a Gesù in eterno. Ora tutta la Bibbia ci parla di Gesù, ci presenta Gesù come l'unica speranza, l'unico Salvatore, l'unico Redentore. Come facciamo a non comprenderlo? Come fanno molti a non comprenderlo, fratelli? Gloria a Gesù. E invece di puntare gli occhi su Cristo Gesù, gli occhi vengono puntati oltre, fratelli. Non mi stanco mai di dirlo. Sarò noioso, fratelli, sicuramente sarò noioso,
Ma come faccio, fratelli, a non parlare di questo? Benedetto sia il nome del Signore. Agli ebrei nel capitolo 6, al verso 19, dice la scrittura: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù entrò per noi, quale percussore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno. Non abbiamo più sommo sacerdote terreni, non c'è più nessun uomo che va nel luogo santissimo a favore di noi, fratelli. È entrato Gesù una volta per sempre, e i nostri occhi siano e devono essere puntati su Gesù. Gloria a Dio in eterno. Come Maria Maddalena, gloria a Gesù in eterno, che non si ferma davanti a una tomba vuota, fratelli. Eppure aveva la sua consolazione, perché degli angeli gli hanno dato una buona notizia. Perché cerchi il vivente fra i morti? Non è qui, è risorto, la tomba è vuota. Ma lei non si accontenta della consolazione degli angeli, lei vuole vedere Gesù, vuole vedere Gesù, benedetto sia in eterno, eh? Fino a quando si sente chiamare per nome, che è stato bello quel giorno. Maria, Rabbuni, mio gran maestro, ha conosciuto la voce del buon pastore. Non tocca a me, devo salire al Padre mio e al Padre vostro, ma va a dire ai miei fratelli che li vedrò in Galilea. E Maria poteva andare, fratelli, portando una notizia gloriosa, non che l'aveva sentita dire dagli angeli, ma ha parlato con Gesù, fissando lo sguardo su Gesù. Gloria a Dio. I pastori, fratelli, i pastori, mentre erano lì a guardare le pecore, immaginatevi la gioia nel vedere l'apparizione di un angelo che gli parla, fratelli, della nascita del Messia, dell'unto, del Figlio di Dio. E mentre lui ascoltava l'angelo, dice la parola di Dio, che una moltitudine di angeli dell'esercito del cielo, una moltitudine di angeli, sono apparsi lodando e glorificando il nome di Dio. Potevano dire, fratelli, che gioia, che privilegio, che onore, un angelo ci ha dato la notizia della nascita del Messia. Abbiamo visto una moltitudine di angeli che adoravano Dio. Non si accontentano, ma dice la scrittura: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto. Andarono in fretta e hanno contemplato il bambino adagiato nella mangiatoia. Gloria a Dio in eterno. Che bello quando non ci accontentiamo delle testimonianze umane o angeliche, ma ognuno di noi dobbiamo fare un'esperienza personale con Cristo Gesù il Signore, fratelli. Dobbiamo farla questa esperienza. Gloria a Gesù in eterno. Gloria a Dio. E sia Maria Maddalena, e sia i pastori, potevano dire come Giovanni, quando scrive la sua prima epistola: quello che abbiamo udito
è quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Noi rendiamo testimonianza, e noi potremmo rendere una testimonianza e dire alla gente: l'abbiamo sperimentato, Gesù ha toccato la nostra vita, Gesù ha trasformato la nostra vita, ha cambiato il nostro cuore, ha cambiato i nostri sentimenti. L'abbiamo fatta questa esperienza. E possiamo dire: venite e vedrete anche voi. Benedetto sia il nome del Signore. La Bibbia ci parla dei magi. Hanno lo stesso desiderio, hanno avuto una visione, questi studiosi, fratelli. Non sappiamo preciso qua la situazione, ma hanno avuto una rivelazione da parte di Dio. Partono da lontano per andare a onorare il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gloria a Gesù. E fino a quando fissavano gli occhi alla stella, figura di Gesù, non si sono smarriti. Ma quando sono arrivati a Gerusalemme, pensavano che la strada era facile, basta andare dal palazzo reale, perché dove può nascere un re se non è palazzo reale? Ma questa volta è successo qualcosa di strano, perché non il re dei giudei, ma il re dei re è nato in una mangiatoia. Il re dei re, il signore dei signori, gloria a Gesù in eterno. E dove vanno? Dove vanno, fratelli? Perché i magi non sono arrivati subito. Anche il presepio che fanno è una falsa, quando mettono i magi nel presepio accanto all'asinello e al bue. Intanto non sappiamo questa mangiatoia se era del bue, se era dell'asinello, se era dei cammelli, se era delle pecore. Era una mangiatoia. I magi sono arrivati dopo 2 anni. Non sono andati nella mangiatoia. Leggete la Bibbia. Sono andati in casa dove Giuseppe, Maria e il bambino abitavano. E hanno portato i loro doni, fratelli. Gloria a Gesù. Maria Maddalena, i pastori, i magi, hanno avuto questa gloriosa rivelazione, hanno visto il re dei re, il signore dei signori, gloria a Gesù. Perché è scritto, fratelli, è stabilito, è profetizzato, e la scrittura non mente, e lo dice, fratelli, il profeta Geremia: voi mi invocherete, verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e non perché siete bravi voi a cercarmi o a trovarmi, perché io mi lascerò trovare da voi. Io conosco i vostri cuori, il vostro desiderio. Gloria a Gesù. Signore, dacci grazia. Nella Bibbia non c'è un episodio di qualcuno che abbia avuto il desiderio di vedere o di cercare Gesù e non c'è riuscito. Non c'è riuscito. Se la gente, fratelli, se la gente entrassero nella loro cameretta segreta, nella loro cameretta, chiudessero la porta e lì invocherebbero il nome di Gesù, quale esperienza farebbero, fratelli? Gloria a Gesù. Il desiderio. Dice la parola di Dio che il desiderio di un paralitico di andare da Gesù, fratelli. Era paralitico, non ce la faceva. Aveva 4 amici, li ha pregati. Portatemi da Gesù. L'ostacolo c'è, la porta è occupata, fuori è occupata, non si può entrare. Ma queste non si fermano. Salgono, scovecchiano il tetto, fanno scendere il paralitico,
E Gesù, vedendo la loro fede, dice: i tuoi peccati ti sono rimessi. Pensate che c'è stata gioia? Pensate che c'è stata allegrezza o che c'è stata adorazione? No, fratelli, c'è stata la gioia del paralitico e dei suoi amici, perché tutti i rimanenti sono lì ad accusarlo. Tu bestemmi, perché nessuno può rimettere i peccati se non Dio. Ma grazie a Dio che ci ha rivelato che Gesù Cristo è Dio. C'era una donna che aveva il desiderio, fratelli, di vedere Gesù. Non sappiamo la storia particolare, fratelli, di questa donna, ma sa che Gesù è in casa di Simone il fariseo. E mentre il fariseo l'ha invitato, non so perché l'ha invitato, non lo sappiamo, per vantasse, non lo sappiamo, ma mentre Gesù era in quella casa ed era scrutato da tutti, fratelli, entrò una peccatrice, dice la parola di Dio, e portò un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i capelli, li baciava, ribaciava i piedi, li ungeva con olio. Tutta afflitti, perché una peccatrice stava facendo questo. E quest'uomo nella sua mente, se fosse un profeta, conoscerebbe chi è questa donna. Simone, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi le mani, non mi hai dato un bacio, era l'usanza. Come mi hai trattato? Perché mi hai invitato? Perché mi hai invitato? Molti oggi dicono: Gesù, entra nel mio cuore, Gesù viene. Ma con quale sentimento lo invitano? Benedetto sia l'Eterno. Zaccheo aveva il desiderio di conoscere Gesù e l'ha trovato, fratelli, mentre un uomo chiamato Simeone aspettava con gioia la consolazione di Israele. E leggiamo nella Bibbia, ascoltiamo giovani, meno giovani, ascoltiamo, fratelli, ascoltiamo. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Ancora Gesù non aveva pregato per lo Spirito Santo. Ancora siamo come nel Vecchio Testamento: andava, agiva e si ritirava. Ma qui dice che lo Spirito Santo era sopra di lui. Gli è stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo e il Signore. Simone, chi è questo Simone? Boh, un vecchio, non considerato da nessuno, un vecchio. Non era un sommo sacerdote, non era un sacerdote, non era uno scriba, né un saduceo, non era uno messo in vista, sconosciuto, ma aspettava la redenzione. E lo Spirito era sopra di lui, e mosso dallo Spirito Santo andò nel Tempio. E l'ho detto sempre: entra Maria, entra Giuseppe, per il sommo sacerdote, per il sacerdote, per tutti quelli che facevano il servizio. Era soltanto una madre che portava un bambino a presentarlo, ma Simeone se lo prende nelle braccia. Immaginate lo sguardo del sacerdote, del sommo sacerdote che c'era lì: chi è questo che mi sta sostituendo? Chi è questo che si prende queste libertà? Ma lui prende quel bambino nelle braccia, sapendo che aveva nelle braccia il creatore del cielo e della terra, che si era fatto uomo. Manda in pace il tuo servo, adesso che gli occhi miei hanno visto la salvezza.
benedetto sia l'Eterno. Lo Spirito Santo ancora oggi è in opera, pronta a intervenire in tutti coloro che hanno un desiderio di cercare Gesù. Cari fratelli, i nostri occhi in questi ultimi tempi cosa stanno fissando? Facciamoci questa domanda qui a casa, facciamoci questa domanda. I nostri occhi che cosa stanno fissando? Dove sono puntati i nostri occhi in questi ultimi tempi? Gloria a Gesù. Il salmista diceva: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi viene l'aiuto? L'aiuto viene da te, Signore, che hai fatto il cielo e la terra. E se l'aiuto viene da te, i miei occhi sono puntati su di te. Ci siedi? Fissiamo lo sguardo sulle sue mani, perché se guardiamo le sue mani vediamo il segno dei chiodi che ci dicono in un modo chiaro: io sono stato crocifisso per voi. Se guardiamo le mani ci dicono: io ho dato la mia vita per voi. Le sue mani ci dicono: io sono stato inchiodato per voi. Se guardiamo le sue mani, vogliamo guardare il suo costato? Ci dice: è stato trafitto per voi. Ma non siete qui a piangere un Cristo morto, perché il terzo giorno è risorto. Sono vivente e posso aiutarvi, e sono accanto a voi. Benedetto sia il suo santo nome. Quando in Giovanni, fratelli, entrò a porte chiuse, gloria a Dio in eterno, nel capitolo 20 al verso 26 leggiamo: Gesù venne, si presenta e disse: pace a voi. E poi disse a Tommaso: poggi qua il dito e vede le mie mani, poggi la mano e mettila nel mio costato. Non essere incredulo, ma sì credente. Signor mio e Dio mio, perché mi hai visto? In Luca nel capitolo 24, verso 36, fratelli, leggiamo queste parole. Or mentre esse parlavano di queste cose, qui è la prima volta, lì è la seconda volta che abbiamo letto, qui è quando vengono i discepoli che Gesù li ha incontrato sulla via di Emaus e hanno detto: oh, abbiamo visto Gesù, è vivente. Per strada non l'abbiamo conosciuto, parlava con noi, non l'abbiamo conosciuto, ci apriva le scritture, il nostro cuore bruciava della sua benedizione, ma non l'abbiamo conosciuto. L'abbiamo conosciuto soltanto quando ha spezzato il pane. Forse quando ha preso il pane hanno visto i segni dei chiodi, ma lui scompare. E lui entra a porte chiuse, mentre i discepoli di Emaus raccontavano questo, e dice: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardatemi. Gloria a Gesù in eterno. Ogni domenica, fratelli, ora vado a concludere, ogni domenica mentre vado verso Santa Teresa, fratelli, il mio cuore si amareggia. Da maggio in poi, tutto luglio e pure agosto, il mio cuore si amareggia, fratelli, perché ogni domenica c'è una deviazione, ogni domenica troviamo della confusione. C'è una festa in onore del padrone di quel paese, in onore del protettore di quel paese.
partendo da Santa Margherita, fratelli, arrivando a Santa Teresa, Gesù non è in nessuna città il protettore di nessun paese. Nessun paese. Gloria a Dio. Vi leggo un passo, fratelli, vi leggo un passo. Si trova ai Romani nel capitolo 1. Prendetelo, fratelli, segnatelo, per chi non lo conosce, ma quasi tutto lo conoscete. Romani capitolo 1. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventate stolte e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagine simile a quella dell'uomo corruttibile, degli uccelli quadrupedi e dei rettili. Infatti in tutta la terra la divinità è forma di un uomo, forma di una donna o di animale, dove adorano i topi, dove adorano i serpenti, dove adorano le scimmie, dove le vacche sono sacre. Insomma, ogni nazione, ogni popolo ha il suo Dio. Hanno mutato la gloria di Dio. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Essi, qui sta parlando, fratelli, in particolare per tutti coloro che portano falsamente il nome di cristiani, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Ma più facile di così? E allora non ci meravigliamo se quando Pietro entrò da Cornelio e Cornelio si inginocchia davanti a Pietro, Pietro lo alza e gli dice: che cosa stai facendo? Io sono un uomo come te. Non ci meravigliamo se Paolo e Barnaba, fratelli, hanno fermato quel popolo che volevano, fratelli, offrire a loro, nel loro onore, per il loro onore. Anche noi siamo uomini come voi. Non ci meravigliamo. Se Giovanni si inginocchia davanti a un angelo e l'angelo lo alza dicendo: bada a quello che fai, anch'io sono un servo come te e i tuoi fratelli. Gli angeli sono a servizio di Dio, gli uomini sono a servizio di Dio, e angeli e uomini adorano a Dio. Fratelli, cosa stanno guardando i nostri occhi? C'è un'altra cosa, fratelli, vado a concludere. Ci sono persone che vorrebbero sbalordire le persone con le loro mani, con le loro ferite, chiamate stigmate o stigmate. Ce ne sono tanti che hanno queste ferite nelle mani, e quasi tante persone va per onorarle, venerarle, si piegano e queste mostrano le mani sanguinanti, che poi dopo la morte per un miracolo scompaiono. Ma quelle di Gesù, quelli erano autentici.
e anche dopo la morte erano evidenti. E sapete che quando vedremo Gesù nel cielo come uomo, vedremo i segni nelle mani e nei piedi come uomo, fratelli. In Zaccaria, fratelli, gli si domanderà 750 anni prima della venuta di Cristo: che cosa sono quelle ferite che hai nelle mani? Ed egli risponderà: sono feriti che ho ricevuto nella casa dei miei amici. 750 anni prima, fratelli, gloria a Dio in eterno. E sapete quanto hanno valutata la vita di Cristo Gesù? Sapete quanto l'hanno valutata? Ma Gesù l'aveva già stabilito 750 anni fa, sempre con Zaccaria, nel capitolo 11. Io disse loro: se vi sembra giusto, datemi il mio salario, Giuda. Se no, lasciate stare. Se mi pagate, va bene. Se no, lasciamo perdere. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sigli d'argento. E il Signore mi disse: gettolo nel, dice, per il vasaio. Questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Benedetto sia l'Eterno. Per noi quanto vale Gesù? Quanto vale Gesù? Ecco perché noi stiamo con riverenza, ecco perché stiamo con timore nella casa di Dio, ecco perché la nostra mente e il nostro cuore è rivolta verso Cristo Gesù, ecco perché i nostri occhi sono puntati su Gesù e non lo vogliamo perdere di vista. Benedetto sia il suo nome, perché Gesù è il nostro tutto. Fissiamo il nostro sguardo su Cristo Gesù, solo su Cristo Gesù. Noi non guardiamo a Pietro, ma ascoltiamo le epistole di Pietro. Non guardiamo a Giovanni, ma ascoltiamo le epistole di Giovanni. Noi non siamo qui per adorare Paolo, ma ascoltiamo l'ammaestramento che Paolo dà nelle sue epistole. Ed io e voi, insieme a Pietro, a Giovanni, a Paolo, a Maria e a tutti i santi, vogliamo adorare soltanto Gesù che è benedetto in eterno. Ci vogliamo alzare. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio. Gloria al Signore. Ti adoriamo Gesù, grazie per la salvezza. Grazie per la luce che ci hai dato, Signore. Grazie per il tuo amore, grazie che ci hai fatto comprendere questo. Grazie Gesù, non è di chi vuole, non è di chi vuole, è Dio che fa misericordia. Gloria al tuo nome. Gesù è qui. Credi in Gesù, chiedi in Gesù.
puoi chiedere qualsiasi cosa, tutto è possibile. Tutto è possibile per Gesù. Tutto il nostro cuore, ancora una volta, in questa mattina veniamo davanti a te. Signore, possiamo dire che è stata davvero una bella giornata, Signore, perché non perché fuori c'è il sole, ma perché siamo davanti all'Iddio, il sole della giustizia, davanti al Signore dei Signori, al Re dei Re. Noi ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Il nostro desiderio stamattina era quello di mettere piedi nella tua casa per avere un incontro con te, o Signore, e tu in questa mattina ti sei manifestato, o Signore, hai lasciato il cielo e sei sceso in mezzo a noi, o Signore, dando a ciascuno di noi le tue benedizioni, la benedizione della tua presenza. Signore, ti glorifichiamo con tutto il cuore, è quello che ti vogliamo dire, o Signore, aumenta la nostra fede. Amen. Ma la tua parola, o Signore, ci dà il metodo perché noi, o Signore, possiamo ottenere fede, e ci dice di fissare lo sguardo su Cristo Gesù, che è colui che crea la fede. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori, o Signore, quanto ci sentiamo deboli, o Dio, quanto ci sentiamo fragili, o Signore, basta niente perché noi possiamo rivolgere altrove il nostro sguardo. Alleluia. E perderti di vista. Ma oh Signore, in questa mattina non ti vogliamo perdere di vista, desideriamo, Signore, fissare il nostro sguardo su di te, oh Signore, perché tu sei la nostra luce, tu sei colui che apre un sentiero lì dove non c'è, Gesù. E tu, oh Signore, sei colui che ci dà le forze di poter andare avanti. Oh Signore, quante volte le nostre forze vengono meno, Signore, ma quando noi rivolgiamo il nostro sguardo verso Alleluia. Di te, oh Signore, traiamo nuove forze, nuovo vigore, ci libriamo, Signore, in aria come le aquile, perché tu, oh Signore, ci dai le forze necessarie per poter andare avanti. Alleluia. Grazie, oh Signore, per questa bella mattinata, Signore. Ma oh Signore, fai che non possiamo far sì che tu possa uscire dai nostri cuori, ma che tu, oh Signore, possa restare continuamente dentro di noi, a guidarci, a prenderci per mano, a fare sì, oh Signore, che noi possiamo sempre rivolgere il nostro sguardo sopra di te. Grazie, Signore, ancora per i nostri fratelli che hanno bisogno di un tocco della tua mano nella loro vita. Signore, benedici i nostri fratelli anziani, la sorella Spurio, Signore, in questa bella età che tu le hai dato, la sorella Merlino, Signore, benedicili tu, Signore, e fai che possano sempre essere un esempio per noi, oh Signore, perché noi guardando loro possiamo andare avanti e, oh Signore, benedirti con tutto il cuore. Alleluia. Grazie, Signore, per il tuo servo. Alleluia. Signore, benedicilo sempre di più e fai, oh Signore, che noi possiamo trarre da lui, oh Signore, i consigli necessari, guidati dallo Spirito Santo. Alleluia. Grazie, Signore, per ogni cosa. Resta con noi, a te diamo ogni lode e gloria. Alleluia. In Cristo benedetto. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore, per la grazia che ci hai concesso, per la luce che ci hai donato, Signore. Grazie che hai illuminato le nostre tenebre, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Il Signore sia lodato.
Signore, quando smettiamo di guardare Gesù, vediamo solo preoccupazione. Gloria al tuo santo nome. Benedicici, Signore. Benedici anche questi cari che ci hanno fatto visita stamattina. E poi tu benedici spiritualmente, moralmente, fisicamente. Signore, benedici tutti noi mentre chiudiamo questo culto nel nome di Gesù, il nostro unico Salvatore, unico Signore, unico Redentore, unico intercessore, ed è l'unico che ci porta in cielo e che è benedetto in eterno. Dio ci benedica.